amiche, anche questa mattina io sono in compagnia di due giovani avvocati. Abbiamo il presidente dell'associazione giovanile Forense Trani, l'avvocato Giovanni Marchio, e Giuseppe Cappagni, anche lui avvocato e consigliere della stessa associazione. Ricordate, giovedì scorso ci siamo lasciati su un argomento estremamente importante, quindi io ho reinvitato i nostri due amici per capire esattamente la media conciliazione obbligatoria. Che cosa cambiava questa legge approvata nel 2010, Giovanni? Una piccola premessa, sì, che è importantissima. Il governo ha nottetempo scritto una normativa senza confrontarsi con la categoria, con gli operatori del diritto, quindi noi siamo tra quelli, con l'avvocatura, per cui mi è venuta fuori una normativa che a nostro parere, come avevamo già accennato la settimana scorsa, era del tutto sbagliata, e poi infatti ci hanno dato anche. Era del tutto sbagliata secondo noi per molti motivi, quello più grave era quello dell'obbligatorietà, l'obbligatorietà che oltre che l'onerosità, per cui succedeva che prima di adire un magistrato per poter avere ragione in merito dei diritti vantati, bisognava passare obbligatoriamente per questa fase, per questo istituto che è chiamato media conciliazione. Un esempio, un incidente stradale e ho ragione, la controparte non vuole pagare i danni che mi ha provocato, io non posso citarlo davanti al magistrato, al tribunale, al giudice di pace, ma devo obbligatoriamente passare per questo istituto, per la media conciliazione. Il problema è questo, che la media conciliazione non è indolore, ma è onerosa, è molto onerosa se andiamo a vedere i tariffari. Quindi, scusami se ti interrompo, andiamo proprio step by step così che capiamo esattamente. Questa media conciliazione, quindi io che sono la persona danneggiata, mi devo rivolgere a un avvocato? E anche questo è un motivo di contestazione da parte della nostra categoria, perché il conciliatore non doveva essere per forza un avvocato, ma poteva essere anche un qualsiasi soggetto, anche non laureato, ma basta che fosse iscritto a un qualunque ordine professionale. Faccio un esempio, anche un ragioniere, anche un infermiere, poteva essere, può tuttora essere perché l'istituto esiste ancora, non è più obbligatorio, lo diremo tra poco cosa è successo, ma un qualsiasi, anche un infermiere, un ragioniere, un geometra, si poteva essere messo davanti a delle cause. Ora abbiamo fatto l'esempio di un incidente stradale, che è il più banale, ma ci sono anche, possono essere cause molto più importanti, divisioni ereditarie, perché poi va anche detto che la legge includeva l'80% delle competenze del giudice civile demandato appunto alla media conciliazione. Noi abbiamo combattuto innanzitutto per l'obbligatorietà, dove ravvisavamo una forte incostituzionalità, nonché per l'onerosità e poi anche per un altro motivo forse meno interessante per il pubblico ma anche molto importante, che è quella della territorialità. Un esempio: faccio un incidente a Barletta o a Bari, non è detto che io citi davanti a un conciliatore qui a Bari o a Barletta, ma posso anche citarlo davanti a un organismo di media conciliazione di Aosta. Questa è... Per cui noi abbiamo tentato comunque un confronto con il governo, allora ministro Alfano, invitandolo anche al nostro congresso nazionale forense che si è tenuto 2 anni fa a Genova. Il ministro è venuto e ha chiuso qualsiasi tipo di confronto, di comunicazione con i nostri confronti. Abbiamo tentato di spiegare che insomma c'era qualcosa che non andava e i numeri parlano chiaro. Se noi andiamo a studiare quelli che sono i numeri negli ultimi 2 anni di media conciliazione, ci rendiamo conto che... Sì, era un po' quello che diceva Giuseppe la volta scorsa, no? Che alla fine il 70% delle cause si è svolto regolarmente, della senza mediazione, ricorrere della mediazione, del padre.
non è andato a buon fine, perché ovviamente siccome c'è una parte che chiama e l'altra che deve rispondere. Il 70% ha perso? No, allora diciamo come se fosse un giudizio, dinanzi però non al giudice ma al mediatore. C'è quindi l'attore e il convenuto. Allora l'attore era presente perché chiaramente ha dato inizio alla mediazione, ma non si è presentato il convenuto. Quindi l'attore la mediazione è la persona che ha fatto l'incidente, il convenuto era quello che avrebbe dovuto pagare la persona che ha fatto l'incidente. Sì. Nel 70% dei casi non si sono presentati perché loro alla fine legalmente non rischiavano nulla attraverso la mediazione. No, rischiavano perché diciamo il mediatore li poteva, tra virgolette, non condannare, ma comunque poteva proporre, quindi fare una proposta che li vedeva, tra virgolette, soccombenti. E allora, siccome non si sono sentiti tutelati da questo istituto, hanno evidentemente preferito non presentarsi. C'è anche, se mi posso permettere, c'è anche un altro motivo per cui non si presentava mai il convenuto, peraltro. Perché la partecipazione alla media conciliazione era onerosa sia per l'attore che per il convenuto. Ovvero io per adire alla mediazione dovevo pagare una tassa di iscrizione al ruolo e il convenuto per partecipare doveva anche egli versare questa tassa per la partecipazione. E questi soldi li avrebbe dovuto intascare? Non lo Stato ma l'organismo privato. Era chiara, diciamo, era chiaro che l'istituto aveva qualcosa che non aveva. Faccio io ora una piccola parentesi, ma proprio molto breve. Si stava andando incontro alla privatizzazione del diritto della giustizia. E quindi? A proposito di questo, Giovanni, una dichiarazione, perché questo è un punto che chiaramente non essendo del settore, a me non era molto chiaro. In una dichiarazione stampa dice: il sistema, prosegue il marchio, rischia di avvantaggiare i grossi enti che per ovvie ragioni vogliono limitare al massimo le proprie offerte e costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite a scapito degli onesti cittadini. Rischia di avvantaggiare i grossi enti. Quali enti parliamo? Per esempio delle compagnie di assicurazione che vedono un aiuto molto forte da parte di questo istituto nel poter evadere le legittime richieste dei loro assicurati. Io ci terrei a dire una cosa, perché voglio dire, finora non l'abbiamo detto, nel frattempo la Corte Costituzionale si è espressa, perché gli avvocati, hanno provato prima a intraprendere un confronto con il governo, con il ministro Alfano, cosa che non è riuscita. Allora abbiamo agito facendo dei ricorsi al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio ovviamente ha intravisto motivi di incostituzionalità e ha inviato tutto alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale qualche settimana fa finalmente ha sciolto la riserva e ha deciso, ha dichiarato incostituzionale la media conciliazione per eccesso di delega laddove si rende obbligatoria, diciamo nella parte l'obbligatorietà. Carattere obbligatorio della mediazione. Quindi questo, in termini proprio pratici, che cosa significa? Che quella legge era sbagliata? Direi proprio di sì. La Corte Costituzionale si è limitata a dire che era incostituzionale per quanto riguarda l'obbligatorietà. Per noi ci sono anche altri motivi che abbiamo appena detto per cui la normativa era sbagliata. E i numeri, come ha detto Giuseppe, parlano chiaro, numeri fallimentari della media conciliazione. Per cui ci avremmo risparmiato tempo e soprattutto, e qua è una cosa che tocca l'Agicor molto da vicino, perché noi tuteliamo soprattutto i giovani avvocati. I giovani avvocati sappiamo benissimo il momento economico in cui versa l'Italia e versa anche, non fa eccezione, anche la nostra categoria. Purtroppo. Molti giovani avvocati hanno visto nella figura del conciliatore un'alternativa alla professione di avvocato, per cui hanno frequentato dei corsi di formazione che ovviamente erano
costi tenuti dagli stessi enti di procedimento e conciliazione, costi molto onerosi appena entrata in vigore, costavano tantissimo, addirittura 3-4 mila euro, 5 mila euro. Poi sono andati sempre più i prezzi scendendo, proprio come nel mercato del pesce, negli ultimi tempi si poteva fare i costi anche a 200-300 euro, comunque hanno dato uno spiraglio di guadagno, cosa che noi abbiamo detto sin dall'inizio ai nostri associati, attenzione, questi facili guadagni possono essere un po' delle chimere. E si è verificato questo, ora tutti i conciliatori, essendo ora la media conciliazione non più obbligatoria, esatto, non sappiamo che fine faranno. Torneranno sui loro passi. Ecco, questo era il siparietto a cui facevo riferimento la settimana scorsa. E Giuseppe, io non lo voglio dire perché non sono un'abituata a sparare, voglio dire, sparare a zero su, voglio dire, il morto, perché poi però non si sarebbe potuto vedere prima di fare una legge, di cambiare determinate cose, di dare illusioni, di fare scuotere soldi a questi grossi enti. Io dico sempre che dietro tutto questo ci sono sicuramente delle grosse potenze economiche occulte che muovono i fili anche di tutta questa grande crisi mondiale, perché secondo me tutto deve stare in questo momento. L'avvocatura non è stata presa in considerazione. Voglio dire, una cosa che invece mi riguardava. Sì, perché quando si parla di risoluzione di questioni in diritto, che ci si rivolge generalmente all'avvocato. Non si va dal parrucchiere, sicuramente. Probabilmente, sì, infatti. Quindi l'aver bypassato, superato la figura dell'avvocato e aver deciso, appunto, dalla sera alla mattina di dar vita a questa legge, a questo istituto, che non prevede la partecipazione obbligatoria dell'avvocato, proprio volta a tutelare il cittadino, chiaramente ha determinato uno sconquasso e la rivolta, se così possiamo dire, della cittadinanza, dei cittadini e dell'avvocatura, che non ha potuto e non ha voluto accettare un simile schiaffo, perché si andava anche a calpestare la dignità degli avvocati. Gli avvocati hanno una loro dignità, una loro professionalità che va tutelata, e certamente questo istituto non può prenderla in considerazione. Bene, avete inanellato quindi una grande vittoria, perché alla fine questa, anche se insomma lascia un po' la mano in bocca, suppongo, perché alla fine qualche danno c'è stato sicuramente, però ci tengo anche a dire che questa è una vittoria del cittadino. Certo. La nostra non è stata una battaglia soltanto per i diritti degli avvocati, ma soprattutto per i diritti dei cittadini. E questa era una normativa che vedeva soprattutto la cittadinanza. Ecco, questo vi fa sicuramente onore. Bene, abbiamo concluso il nostro spazio anche per oggi. Io vi ringrazio tantissimo per essere ritornati. Era un fatto dovuto non soltanto a loro come categoria, come associazione. Vi ricordo che abbiamo avuto ospiti il presidente Giovanni Marchio, avvocato Giovanni Marchio, dell'associazione giovanile Forense Cani, il consigliere Giuseppe Cappagna, ma anche per noi, no? Perché è chiaro che più ne sappiamo, più conoscenza abbiamo in merito ai nostri diritti, meno è possibile prenderci in giro, meno è possibile fare di noi dei burattini nella vita quotidiana. Grazie per essere venuti. Saremo sempre a vostra disposizione, magari ci rivediamo quando farete il prossimo congresso nazionale, imminentemente a Bari. Cari amiche, il nostro tempo è terminato anche oggi. Io vi ringrazio davvero tantissimo per aver condiviso con voi una piccola parte della vostra giornata. Spero siate state bene. Se è stato così, vi aspetto domani mattina alle 9, mi raccomando, su Amica 9, qui e dove altro se no. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro.
Diceva che era brutto invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splendido.